chiusa al traffico via Valguerra la strada che collega le due frazioni gravellonesi di Baraggio e Granerolo. L'arteria rimarrà off limits per la circolazione almeno fino a mercoledì, colpa di alcuni massi di grosse dimensioni che, staccatisi dal versante montano, sono in equilibrio precario e rischiano di cadere a valle, precipitando di conseguenza sulla strada e su alcuni edifici sottostanti. Il movimento franoso è da ricollegare ai fortissimi temporali della scorsa settimana. Domani è in programma il disgaggio. È morta la turista milanese di 73 anni soffocata da un boccone di cibo in Valle Vigezzo a Ferragosto. La donna non si è risvegliata dal coma ed è deceduta a causa delle conseguenze dell'ostruzione della trachea causata dall'ingestione di un pezzo di carne intero. Era successo il 15 del mese in un ristorante di Craveggia. I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi. Sono stati donati fegato e reni. È stato ritrovato solo alle 2 di questa notte il cercatore di funghi disperso da lunedì in Valbognanco. Il 60enne residente a Domodossola era uscito di casa in mattinata ma non aveva fatto poi rientro. L'allarme è stato dato dai familiari in serata. Subito sono scattate le ricerche da parte del soccorso civile del SAGF delle Fiamme Gialle. L'uomo è stato individuato alle 21.30 in una zona impervia all'Alpe San Bernardo. Era scivolato e aveva riportato alcune ferite. Medicato, è stato trasferito in barella sino all'ambulanza medicalizzata che lo ha trasportato in ospedale. È durata solo 18 minuti la seduta consiliare di lunedì sera a Belgirate, ormai l'ultima di questa legislatura. Infatti non è stato approvato l'assestamento di bilancio in programma. La votazione è terminata in parità, 5 favorevoli e 5 contrari. È l'ultimo atto dell'amministrazione dopo la morte del sindaco Leto. Il comune di poco meno di 500 anime si appresta così ad accogliere il commissario prefettizio, che sino a primavera sbrigherà la normale amministrazione. Iniziato il conto alla rovescia per San Vito 2019, la grande festa patronale Omegna. Il via sabato 24 agosto con, come da tradizione, alle 17 l'apertura del banco di beneficenza, a seguire la Santa Messa in collegiata. La sera apertura di San Vito Bimbi, musica e white party. 10 giorni di festeggiamenti tra buona cucina, spettacoli e special guest, accanto a Dolce Nera, il Los Locos e il Gazebo, solo per citarne alcuni. E poi i tradizionali fuochi d'artificio che riserveranno al pubblico alcune novità.